È la domenica del Corpus Domini, un'antica festa istituita centinaia di anni fa e mette al centro l'Eucaristia. Ecco, mi pare giusto, dopo il tempo di Pasqua, fermare l'attenzione su questo grande mistero che è il dono di Cristo Gesù con il suo corpo e il suo sangue. Però ecco, questo dono non ci deve distrarre da quelle che sono le necessità dei più poveri, perché Gesù lo si riconosce soprattutto nello spezzare il pane, cioè quando Egli stesso si spezza per noi, si rende cibo, si umilia, si dona, si fa a pezzi per noi, potremmo dire, anche noi in un certo senso dovremmo farci a pezzi, dovremmo donarci agli altri insieme a quel pane di cui ci nutriamo in quanto credenti. E questo significa che dobbiamo esporci, dobbiamo cambiare, dobbiamo rimetterci di persona. Questa pagina del Vangelo ci sono dei discepoli che invece si vogliono chiamare fuori. Ci sono 5.000 persone da sfamare dopo aver ascoltato Gesù e ormai è sera, come si fa? Queste persone hanno fame. E vorrebbero chiamarsi fuori, mandali via, così ognuno va a casa, si procura il cibo per conto suo. Ecco, questo ci fa capire invece quanto sia necessario prendersi carico dell'altro. Prima o poi, se con l'altro condividi il Vangelo, se testimoni il Vangelo, se lo proponi, poi devi anche essere disposto a prenderti cura di lui, ad accogliere le sue istanze, ad ascoltarlo. Devi essere disposto alla solidarietà, devi essere disposto all'aiuto. E questo è proprio il mistero del pane eucaristico donato. Cristo nel pane, Cristo che si spezza per noi. A riguardo l'Antonino Bello diceva che non si può essere festa del Corpus Domini finché un uomo dorme nel porto sotto il tabernacolo di una barca rovesciata, potremmo dire qui a San Pietro, finché un uomo dorme avvolto in un cartone, ecco, o finché c'è una persona che con i propri figli passa la notte in macchina, o potremmo aggiungere finché ci sono dei bambini che soffrono la fame nei paesi in via di sviluppo, finché ci sono dei bambini vittime della guerra, finché ci sono dei bambini riversi sulle spiagge delle nostre città, i profughi che si ritrovano lì col corpo e sangue, bambini morti, bambini sofferenti, finché ci sono persone che soffrono, non vi può essere festa. Non possiamo, aggiungo, portare solennemente Gesù in processione finché non ci prendiamo carico. Certo, non possiamo salvare tutti, però possiamo essere vicini a coloro che incontriamo. Buona festa del Corpus Domini.